Ora facciamo l'esperimento con la molla morbida e misuriamo la durata di 10 oscillazioni per vedere che il periodo con cui oscilla la molla morbida è più lungo del periodo con cui oscillava la molla dura. Con il peso da 150 grammi vediamo che le oscillazioni sono molto lente, infatti. Sono molto più lente delle oscillazioni sempre con la stessa massa da 150 grammi che faceva la molla più dura. Facciamo di nuovo il confronto, questa è la molla morbida, stessa massa, 150 grammi, oscillazioni molto lente, mentre questa è la molla dura, sempre 150 grammi, oscillazioni molto più veloci. Si conferma quindi che le molle rigide con costante elastica grande hanno periodi più brevi, quindi fanno oscillazioni molto più rapide. Al contrario, molle morbide, costanti elastiche piccole, hanno periodi più lunghi. Nel caso della molla morbida ho misurato 10 oscillazioni che durano 14,45 secondi, quindi una oscillazione, cioè il periodo, è di 1,445 secondi. Quindi un periodo più lungo, a parità di massa pesa 150 grammi, rispetto al periodo della molla dura.